Senti, parliamo d'amore, va? Dato che l'hai citato. Esatto. Argomento complicatone, adesso abbiamo fatto un servizio, mi sono un po' depressa, un po' rallegrata, insomma, Ah, parliamo di amori sì? tecnoliquidi, di, insomma, grandi difficoltà di incontro, di rimanere e di stare. Ecco, in questa era tecnologica, tu sei super sposato, cioè hai 3 bambini meravigliosi, ecco, ci svegli questo segreto, come si fa? Ma come si fa? Non lo so come si fa in realtà. Cioè, no, io Però credo, senza allora, parlare di te, però. no, io credo questo. Allora, io sono fortunato sicuramente, sono molto contento, ho un bel matrimonio, i miei 3 figli mi danno molta soddisfazione. Credo che prima di tutto la felicità nella vita come in amore sia una questione di coraggio. Cioè, qualcuno prima commentava facile a dirsi, sì, è vero, poi nel concreto il passaggio all'azione implica un sacrificio e più nello specifico, oggigiorno è il sacrificio emotivo quello che ti permette di avere un buon rapporto con i tuoi figli e un buon rapporto con tua moglie e anche un buon lavoro. Cioè, il sottotitolo del libro è Come trovare il coraggio per essere felici, perché in fin dei conti la felicità è una questione di coraggio. Perché per essere felice con mia moglie io devo avere il coraggio di affrontare certi temi che magari sono scomodi e quindi andare da lei e dire guarda questa cosa qui cioè, mi ha dato fastidio oppure ho visto che ci sei rimasta un po' male per questo. Cioè sono tante decisioni che devi prendere che implicano l'affrontare una paura, affrontare un timore e se non lo fai però si crea un compromesso, se vince la paura e non il coraggio. Si genera una situazione che poi poco alla volta deperisce. Perché ci vuole coraggio per crescere dei figli felici? Perché poi devi andare a parlare con le insegnanti del primogenito quando lui ha deciso brillantemente la mattina di prendere la colla e di attaccare la porta del gabinetto, di fare uno scherzo al bidello. E tu devi avere il coraggio di andare lì e pigliarti le tue responsabilità. Oppure devi avere il coraggio di andare ai tuoi figli e dire questo non si fa. Oppure devi avere, anche se loro non lo capiranno. Magari lo capiranno più avanti, oppure devi avere il coraggio di accettare dei compromessi con i tuoi figli, di andare al loro incontro o di affrontare determinati argomenti. Cioè, la felicità è una questione di coraggio. E il coraggio che cos'è? Noi quando veniamo al mondo siamo privati dal coraggio e invece siamo pieni di paure. E va bene perché il coraggio è un'emozione derivata e più nello specifico il coraggio deriva dall'emozione a esso antagonista, cioè dalla paura. Più tu affronti le tue paure, più tu acquisisci punti coraggio. Quindi tutto nasce dalla paura. La paura ci dà il coraggio e il coraggio ci permette di forgiare la vita, di provare a darle una forma, perché, come dico anche da qualche parte nel libro, la vita è di chi la fa e chi non la fa la subisce.